questa unità di apprendimento. Nella rubrica Per usare l'italiano, presentarsi, salutare e congedarsi. Le tre persone singolari dell'indicativo presente di essere e parlare. Io, tu, lui, lei. Dare del tu, dare del lei. La forma interrogativa di dove? I saluti. Alcuni aggettivi di nazionalità. Nel vocabolario visivo, la parola cantiere. Nella rubrica Vivere in Italia, carta d'identità dell'Italia, dall'unità alla Costituzione repubblicana. E ora, benvenuti in Italia! Buongiorno, sono Pavel, sono il nuovo muratore. Buongiorno, io sono Kevin. Io sono moldavo. Sei qui da molto? No, da poco. Ho appena ritirato il permesso di soggiorno in questura e ora lavoro qui. Ma tu parli italiano? Un po'. E tu? Io non parlo ancora bene, ma sono un buon muratore. Anch'io sono un buon muratore. Oh sì, sì, certo, certo. No, però... Però? Sei lento, Kevin. Noi qui siamo in un cantiere edile estivo. Dobbiamo lavorare in fretta. E la scala è troppo bassa. La vernice è troppo chiara. I pennelli sono troppo piccoli. Tu sei troppo lento. Oh. Ecco, guarda. Guarda, adesso guarda. Faccio un lavoro veloce e raffinato. Mm. Ecco Pavel, il grande in bianchino. Ecco il pennello. Bravo Pavel, grande in bianchino. Arrivederci. Buongiorno. È questa Piazza Unità d'Italia? Buongiorno, guardi, è sulla targa. Piazza Unità d'Italia. È vero, ora vedo. Ma lei è italiana? In un certo senso, sono nata in Brasile, ma mia madre è italiana. Anche lei è nata in Brasile. I suoi genitori sono emigrati lì tanto tempo fa. Scusi. Io sono Giuseppe, e lei? Io sono Marzia. Io parlo il portoghese. E lei parla bene l'italiano? Abbastanza. Ora scusi, il giornale. Sì, sì, il giornale. Ma insomma, basta! Tu? Lei. E va bene. Lei è molto simpatica, sa? Finalmente! Ciao, Mario. Ciao. Ecco, è il giornale che le interessa tanto. Beh... Arrivederci.
Buongiorno, prego. Buongiorno, sono Paulina Huetto, sono qui per la carta d'identità. Bene, allora. Pronto? Oh, ciao Giulia! Scusi, scusi tanto, una telefonata urgente. Sì, Giulia, certo, tu sei mia amica. Quando parli di tuo figlio ti ascolto volentieri. So che sei preoccupata. Sì, sì. Signora, lei parla al telefono, ma qui c'è la fila, signora. Sì, vengo subito. È la mia amica Giulia, sa? Capisco, però mi dica almeno cosa deve fare. Ho bisogno della carta d'identità. Aspetti. Signora. Scusa, Giulia. Sono all'anagrafe. Sì, sì, a dopo. Ciao. Allora, signora, per la carta d'identità servono 4 fotografie. E poi... Pronto? Oh, ciao, Jean! Che piacere! Sì, sono all'anagrafe! Certo, certo! Tutto bene! Come? Signora, senta, intanto può compilare il modulo. Avanti un altro. Parlo con il mio cugino Jean. Lui è in Australia adesso. Ciao, Jean! Sì, sì, sì. No, aspetta, parli troppo in fretta. Scusa, Jean. Sono all'anagrafe per la carta d'identità. Sì, a dopo. Ciao. Mi scusi. Allora, per la mia carta d'identità. Sì. Allora, servono 4 fotografie, poi il permesso di soggiorno valido, naturalmente, e un passaporto valido. E poi... Scusi. Pronto? Chi? Oh, signor Sordi! Buongiorno! Certo, sì! Sono Pauline! E per la casa? Insomma, basta, signora, ci sono altre persone, non è corretto. Il suo telefono squilla sempre. Eh sì, ho molti amici. Scusi, signor Sordi, telefono dopo, va bene? Arrivederci. Allora, per la carta d'identità... Ma insomma, basta. Pronto? Basta. Mamma? Sì, tranquilla. Sì, sì. Domani parlo con il dottore. Va bene. Ciao, ciao. Allora, eccomi da lei. Sono pronta per la carta d'identità. Signore, è il suo cellulare. C'è una fila qui. Buonasera, benvenuto al corso serale di italiano. Buonasera, io sono Zhu Chen. Io sono Giuseppe, l'insegnante di questo corso. Lei parla un po' di italiano? Non parlo molto bene. Tranquillo, lei è qui per questo. Grazie. Prego, di dov'è? Sono cinese. Buonasera, io sono Giulia. Buonasera Giulia, io sono Giuseppe, l'insegnante. E lui è Zhu. Buonasera, Zhu. Piacere. Io sono ucraina. E tu di dove sei? Da dove vieni? Sono cinese. Tu parli italiano? Abbastanza, ma è importante imparare bene la lingua del paese dove vivi. Giusto. Buonanotte. Adesso si dice buonasera. È ancora presto. Benvenuto al corso di italiano. Grazie. Scusate. Io sono Angel, sono ecuadoriano. E voi? Io sono Giuseppe, il vostro insegnante, e sono italiano. Io sono Giulia e sono ucraina. E lui è Zhu ed è cinese. Piacere. Salve. Bene. Adesso comincia la lezione.
Quali sono i saluti in italiano? Sono ciao, buongiorno, buonasera, buonanotte, arrivederci e salve. I nostri amici li usano tutti. Finalmente! Ciao Mario! Ciao! Oh, ciao Giulia! Ciao è un saluto informale. Non possiamo dire ciao a tutte le persone che incontriamo. Possiamo dire ciao solo agli amici e alle persone di famiglia. Ciao va bene sempre. La mattina, il pomeriggio, la sera, la notte. Buongiorno, prego. Buongiorno si dice la mattina fino all'ora di pranzo e si può dire a tutti. Si può dire a un amico e si può dire anche a una persona che conosciamo poco o che non conosciamo. Un'altra parola che si può dire a tutti è buonasera. Buonasera, benvenuto al corso serale di italiano. Buonasera, io sono Zhu Chen. Buonasera si dice il pomeriggio, da dopo il pranzo fino all'ora di cena. Anche buonasera si può dire a tutti. Buonanotte invece si dice dopo la cena, quando andiamo a dormire. Angel lo dice per sbaglio prima della cena e infatti Giuseppe lo corregge. Buonanotte! Adesso si dice buonasera, è ancora presto. Anche buonanotte si può dire a tutti. L'ultimo saluto è arrivederci. Arrivederci lo diciamo quando andiamo via o quando salutiamo qualcuno che va via, proprio come fa Giuseppe. Beh, arrivederci. Arrivederci possiamo dirlo a tutti, ma di solito lo diciamo alle persone che non conosciamo bene, come fa Giuseppe con Marzia e Mario. Invece, agli amici e alle persone di famiglia, quando andiamo via o quando finiamo una telefonata, diciamo ciao, come fa Pauline con la sua amica Giulia. Sì, sì, a dopo! Ciao! C'è un altro saluto che dobbiamo ricordare, è salve. Piacere. Salve. Salve nell'italiano di oggi si usa molto, sia al posto di ciao, sia al posto di buongiorno e buonasera. Salve si adopera molto perché per salutare va bene sempre, sia quando si dà del tu, sia quando si dà del lei. A proposito, agli amici, ai compagni di lavoro, alle persone di famiglia diamo del tu, perché siamo in confidenza con loro. Pavel dà del tu a Kevin, perché sono compagni di lavoro. Tu sei troppo lento. Quando invece non siamo in confidenza con una persona o non la conosciamo bene, le diamo del lei. Giuseppe non è un amico di Marzia, perciò le dà del lei. Ma lei è italiana? Io sono Giuseppe, e lei? Alla fine Marzia si arrabbia perché Giuseppe le dà del tu. Tu... Lei. E va bene. Lei è molto simpatica, sa? Di che paese è Zhu? Per saperlo, Giulia, la sua compagna alla scuola d'italiano, deve chiedere di dove sei? Mentre Giuseppe, che dà del lei a Zhu, deve chiedere di dov'è? Buonasera, Zhu. Piacere. Io sono ucraina. E tu di dove sei? Da dove vieni? Sono cinese. Prego, di dov'è? Sono cinese. Nella risposta c'è sempre un aggettivo che indica una nazione. Zhu è cinese, invece Pavel è moldavo, Angel è ecuadoriano e Giuseppe è italiano. Io sono moldavo. Io sono Angel, sono ecuadoriano. Io sono Giuseppe, il vostro insegnante, e sono italiano. Altri aggettivi che indicano la nazione sono albanese, giapponese, senegalese, indiano, pakistano, egiziano, peruviano, brasiliano, algerino, marocchino, tunisino, argentino, cileno, rumeno e tanti altri. Attenzione al verbo. Pavel, Angel e Giuseppe usano il verbo essere e dicono io sono. Sono, sei, è.
Ecco le prime tre forme, si dice le tre persone singolari, del presente del verbo essere. Buongiorno, sono Paulina Waito. Sei lento, Kevin. La scala è troppo bassa. La vernice è troppo chiara. Possiamo usare queste forme da sole, oppure possiamo dire io sono, tu sei, lui è, lei è. Io, tu, lui, lei sono pronomi personali. Io sono Giuseppe, l'insegnante, e lui è Zu. Tu sei mia amica. Il verbo essere si usa molto in italiano e adesso ecco un altro verbo frequente. Io parlo il portoghese e lei parla bene l'italiano. Parlo con il mio cugino G. Sì, sì! No, aspetta! Parli troppo in fretta! Tu parli italiano? Io parlo, tu parli, lui parla, lei parla. Sono le tre persone singolari del presente del verbo parlare. Tutti i verbi che finiscono in are, come lavorare, portare, comprare, aspettare e tanti altri, funzionano come parlare. Io lavoro, tu lavori, lui, lei lavora. Io porto, tu porti, lui, lei porta. Il cantiere è un posto di lavoro grande e spesso anche molto grande. Nel cantiere ci sono gli operai che usano le macchine e gli attrezzi per costruire qualcosa. Ad esempio, in un cantiere edile si costruiscono edifici, case, palazzine e palazzi con appartamenti o uffici, torri e grattacieli. Le persone che lavorano in un cantiere edile si chiamano muratori e manovali. I manovali fanno un lavoro più faticoso e solo quando acquistano esperienza diventano muratori. Di solito il direttore dei lavori è un ingegnere o un architetto. Invece la persona che nel cantiere organizza il lavoro dei muratori e dei manovali si chiama capocantiere e generalmente è un geometra. Nel cantiere edile troviamo molte macchine. La più grande di tutte è la gru, con la sua torre girevole e il suo lungo braccio. C'è poi l'escavatore, una grande macchina a motore che scava la terra. Mentre il bulldozer libera il terreno da sassi, rami, erba, rifiuti. Esistono anche altri tipi di cantieri. Il cantiere stradale serve per costruire o riparare le strade. Il cantiere ferroviario serve per costruire o riparare i binari e le stazioni ferroviarie. Nel cantiere navale, invece, si costruiscono o si riparano le imbarcazioni, grandi e piccole, navi, yacht, motoscafi, barche a motore e a vela. Insomma, il cantiere è un posto dove si costruiscono tante cose. Il nostro programma si chiama Cantieri d'Italia proprio per questo, perché vogliamo fare un corso per tutti gli stranieri che vivono in Italia. Le puntate saranno come i mattoni di una casa che costruiremo insieme, la casa dei nuovi italiani. Per vivere bene in Italia è necessario conoscere la storia dello Stato italiano, gli usi, i costumi e le abitudini del suo popolo. L'Italia è dal 1861 uno Stato unitario. Precedentemente il territorio italiano era diviso in tanti stati. Dall'unione di questi stati è nato il Regno d'Italia. Il primo re è stato Vittorio Emanuele II.
Dal 1870 la capitale d'Italia è Roma. Prima erano state capitali Torino e Firenze. Il 2 giugno 1946, dopo la Seconda Guerra Mondiale e la liberazione dell'Italia dalla dittatura fascista, il popolo italiano ha scelto la Repubblica come forma di governo. In questa occasione, per la prima volta, in Italia hanno votato anche le donne. Ogni anno, il 2 giugno, si festeggia la nascita della Repubblica Italiana. L'Italia è una repubblica democratica. A capo dello Stato c'è il Presidente della Repubblica, garante della Costituzione. Nata la Repubblica, bisognava stabilire i diritti e i doveri dei cittadini italiani. Per questo motivo è stata scritta la Costituzione dall'Assemblea Costituente, un gruppo di 556 cittadini con idee diverse eletti dal popolo. La Costituzione raccoglie i principi e i valori che sono alla base di tutte le leggi dello Stato italiano. È entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Stabilisce il funzionamento e l'organizzazione della Repubblica Italiana. Elenca i diritti, le libertà e i doveri dei cittadini italiani e di tutti quelli che vivono in Italia. Pone le basi per regolare la vita comune. I principi fondamentali sono democrazia, libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà. La bandiera della Repubblica Italiana ha tre colori: verde, bianco e rosso. Il simbolo che rappresenta l'Italia è l'emblema, composto da quattro elementi. La stella, che rappresenta lo Stato e anche la fortuna, la ruota dentata, che indica il lavoro, il ramo d'ulivo, simbolo della pace, e la quercia, che rappresenta la forza e la dignità del popolo italiano. L'inno nazionale Fratelli d'Italia è stato scritto dal patriota italiano Goffredo Mameli nel 1847. Nell'unità di apprendimento 2 di Cantieri d'Italia abbiamo parlato di questi argomenti. Nella rubrica Per usare l'italiano, presentarsi, salutare e congedarsi. Le tre persone singolari dell'indicativo presente dei verbi essere e parlare. I pronomi personali soggetto: io, tu, lui, lei. Dare del tu, dare del lei. La forma interrogativa: di dove? I saluti. Alcuni aggettivi di nazionalità. Nel vocabolario visivo, la parola cantiere. Nella rubrica Vivere in Italia, carta d'identità dell'Italia, dall'unità alla Costituzione repubblicana. Tutti i materiali di questa unità di apprendimento, i video e i testi stampabili delle rubriche sono anche sul sito www.cantieriditalia.rai.it, insieme agli esercizi, agli approfondimenti e al nostro gioco. Piove stamattina. E continua pure domani e dopodomani. No, piove da stamattina. E perché? Semplice, perché io ho scritto la lippa. La lippa! Non hai già fatto l'esame di teoria? Certo! L'ha anche superato! Scusate, non mi sento il guanto. Perché si è bagnato adesso? Stop!
è scaduta, ma non è neanche aperta, signori. E l'Italia... Rifacciamola, ragazzi. Ciao, mamma, grazie. Vabbè. E poi l'aria del mare fa... fa male i muri, le montagne russe, le vacanze. Montagne russe? Scusate. Cantieri d'Italia. L'italiano di base... per costruire... una nuova... cittadinanza.